Amici della CED Live, ben ritrovati nel nostro appuntamento settimanale con gli approfondimenti dal mondo dei certificati. Questa settimana mi farà compagnia Paolo Di Cesare, analyst di certificati e derivati. Ciao Paolo. Ciao Giovanni, un saluto a tutti. Allora Paolo, oggi abbiamo l'opportunità di parlare di uno specifico settore che magari non era mai entrato nei radar della CED Live. C'è sicuramente un'emissione nuova sulla quale ecco puntare l'attenzione, però ecco ormai questo tipo di sottostanti sta entrando anche ed è entrato anche in passato nelle emissioni di diversi certificati. Stiamo parlando del settore del gaming, quindi Paolo ti lascio la parola con una piccola introduzione su questo settore di mercato e poi andiamo a vedere come sempre qualche opportunità e qualche certificato sul secondario che l'ufficio studi ritiene particolarmente interessante. Sì Giovanni, allora diciamo che il gaming e la digitalizzazione proprio del gioco è diventato è un tema importante e diciamo già prima della crisi pandemica l'avanzamento tecnologico aveva destato grazie alle possibilità offerte, aveva destato molti interessi sia da parte delle aziende strettamente legate alla produzione, allo sviluppo e alla distribuzione di videogiochi, ma soprattutto per i giovani c'è stata proprio una fase che ha reso ormai il gioco digitale il fulcro del divertimento di giovani e non. Sicuramente il diffondersi poi della crisi pandemica ha favorito lo sviluppo delle tecnologie e sicuramente ha destato molto più interesse anche per tutte le persone che nel contesto stay at home chiaramente cercavano nella realtà virtuale o nella realtà aumentata ecco appunto un appiglio per magari di dissociarsi un attimino da quello che era la crisi pandemica. Diciamo che le performance che poi andremo a vedere, però le performance dei titoli legati ai videogiochi sono state chiaramente sulla scia dei ribassi generalizzati durante il crollo di marzo hanno avuto delle performance negative, sicuramente però molto meno pesanti le perdite registrate durante il crollo rispetto a titoli di altri comparti, e sicuramente più deciso è stato il recupero quantomeno in prima battuta. E c'è anche il progresso tecnologico, ma in particolar modo c'è un driver che sta destando interesse, che è quello del 5G, driver che potrebbe sicuramente incrementare le possibilità a disposizione dei produttori e in particolar modo potrebbe contribuire all'inclusione della realtà virtuale e della realtà aumentata in una molteplicità di dispositivi grazie proprio alla potenza che questa nuova linea 5G sembra avere. E potrebbe essere anche un driver per quel cosiddetto cloud gaming, cioè nuove console che in realtà non sono console, appunto sono cloud based, che consentono quindi senza l'utilizzo di hardware e di cavi e di tutto ciò che insomma è tipico delle console di videogioco, consentono quindi di avere accesso a giochi con risoluzioni elevate e chiaramente cloud based, connessi quindi con gli utenti da tutto il mondo. C'è un'altra piccola cosa che vorrei dire, che c'è stato proprio un cambiamento radicale in realtà in questo business. Di pari passo sono nate molte piattaforme di streaming, è emblematico il successo che ha riscontrato Twitch, che probabilmente molti dei nostri ascoltatori conosceranno, che è una piattaforma essenzialmente circoscritta gamer che vanno proprio a streamare, quindi a dare la possibilità di essere seguiti da persone che chiaramente non sono attive ma sono passive, nel senso che vedono il modo in cui gioca questo player e nel frattempo si socializza. Quindi c'è stato un cambiamento radicale, perché siamo passati diciamo dalla visione del videogioco come una cosa che inficiava anzi la possibilità di socializzare, e invece
ha preso piede come, proprio come modo, adesso a prescindere da quelli che possono essere i giudizi, è diventato un nuovo modo di socializzare e di conoscere persone. Tra l'altro poi in termini di business la digitalizzazione ha portato con la distribuzione di giochi online che non hanno quindi più bisogno la produzione dei CD. E quindi e neanche poi l'utilizzo poi effettivamente dei canali distributivi ha sicuramente contribuito alla massimizzazione dei profitti, minimizzando e riducendo i costi connessi. Guarda, Paolo, ti chiedo, quali sono i titoli di questo settore che possiamo trovare, ecco, all'interno dei basket, dei certificati? Sì, allora Allora, farei vedere anche una schermata di Bloomberg. Eccoci, qui si possono vedere in bianco gli EA Sports, che poi vedremo anche come sottostante ai certificati, che è essenzialmente uno sviluppatore e distributore di videogiochi statunitense, così come Activision Blizzard. Poi in giallo possiamo vedere la Tencent Holding, che è quindi la holding cinese che si occupa di e-commerce, social media e di gaming, in particolar modo produce game per dispositivi. Giochi per dispositivi mobili e poi c'è Nintendo in blu che chiaramente non ha bisogno di presentazioni. Tra l'altro è stato anche emblematico l'ingresso di qualche settimana fa, mi sembra una decina di giorni fa, di Nintendo nel Nikkei 225, quindi proprio a simboleggiare il peso che i titoli tecnologici e nella fattispecie i titoli legati al gaming hanno avuto e stanno avendo. In questo momento. ok, perfetto. E ti chiedo, ok, se possiamo entrare anche nel dettaglio delle Sì, proposte, così le vediamo passerei insieme. infatti. Ah, ok, questo è il primo certificato, è un cash collect memory targato Vontobel con scadenza agosto 2022, quindi meno di un anno per la scadenza, è scritto su un basket composto da Ubisoft, Activision Blizzard e Electronic Arts, che sono tre sviluppatori e distributori di videogiochi. Activision, Electronic Arts, come dicevo, statunitensi, Ubisoft invece francese. E questa è la situazione del basket sottostante, quindi il peggiore dei titoli è Ubisoft che perde un 19% circa rispetto al livello di fixing iniziale, seguita poi da Activision Blizzard che invece perde un 16,9% e Electronic Arts che perde 1,9% dal livello di riferimento iniziale. Questo certificato offre un flusso cedolare pari all'1,86% del valore nominale di 100 euro, dotato di memoria, che verrà distribuito a condizione che tutti i titoli all'interno del basket sottostante rilevino nelle date di rilevamento trimestrali al di sopra del trigger premio posto al 60% del livello di riferimento iniziale. È prevista nelle stesse date di rilevamento la possibilità di rimborso anticipato con trigger fissato al 100% del livello di riferimento iniziale. Il trigger premio è posto sulla barriera che vediamo nella sezione dettaglio, ovvero al 60% del livello di riferimento iniziale. Allora, passiamo alla seconda alternativa, un cash collect memory, sempre messo da Vontobel, scritto su un basket completamente cinese. Abbiamo i kiwi, che ormai non ha più bisogno di presentazioni, che si presenta appunto come la Netflix cinese, basket quindi legato all'intrattenimento in generale. Abbiamo Bilibili, che offre servizi di intrattenimento online, e Tencent, che è la holding che si occupa, tra le altre cose, anche di appunto intrattenimento. La situazione di basket vede anche il peggiore dei titoli al di sopra del livello di strike. Abbiamo i Kiwi che registra la performance peggiore, più 3,36% rispetto al livello di riferimento iniziale, seguita da Bilibili più 5,57% rispetto allo strike e da Tencent Holdings più 8,56%. Il certificato paga un coupon trimestrale dotato di effetto memoria pari al 4,34% del valore nominale
anche in questo caso di 100 euro, condizionato alla tenuta della barriera, posizionata al 60% del livello di riferimento iniziale. A partire da febbraio, dalla data di rilevamento del 18 febbraio 2022, prevede la possibilità di rimborso anticipato con trigger inizialmente fissato al 110%, però decrescente del 5% ogni semestre. Questa è l'analisi di scenario. Si può vedere come il certificato alla scadenza, supponendo che non vada in rimborso anticipato in una delle date di rilevamento precedenti, andrebbe a generare un rendimento del 58% in termini assoluti circa, corrispondente a una performance del 19,61% in termini annualizzati, ed ha attualmente un buffer barriera che coincide con il buffer trigger cedola, possiamo vederlo da questo scenario, barriera trigger cedola, ha un buffer del 42%. Quindi sicuramente ottimo il timing di emissione, possiamo anche vederlo dal grafico, perché lo strike coincide praticamente sui minimi segnati dal titolo i Kiwi, ma vale un po' la stessa cosa anche per gli altri titoli. Il trigger è posto per il rimborso, è inizialmente posto al 110%, quindi in condizioni di lateralità non andrebbe a rimborsare, quantomeno nelle prime date, ma si dovrebbe quindi andare a aspettare febbraio 2023. Questa è una seconda alternativa. Questa volta l'emittente UBS è un Phoenix Memory, scadenza settembre 2024, di recente emissione. All'interno ha un basket composto da produttori, società strettamente produttrici, sviluppatrici e distribuiscono videogiochi. Sono Electronic Arts, Corsair Gaming e Activision Blizzard, tutte e tre statunitensi, e poi c'è la francese Ubisoft. C'è solo Electronic Arts attualmente al di sotto del livello di riferimento iniziale, che perde un 4,46, mentre tutti gli altri titoli sono all'incirca di un punto e mezzo al di sopra del livello di riferimento. La barriera posta al 60%, sì, lo vediamo qui nel dettaglio, la barriera posta al 70% graficamente appare come rassicurante, quantomeno abbiamo un buon margine anche dai minimi toccati. Per esempio adesso stiamo vedendo il grafico di Electronic Arts, e il punto di forza sicuramente di questo certificato sono i premi previsti, ovvero il premio previsto è del 3,3% trimestrale, quindi siamo sull'1,1% mensile, condizionato alla tenuta del livello barriera, e chiaramente dotato di effetto memoria. A partire da marzo 2022 sarà prevista la possibilità di rimborso anticipato qualora tutti i titoli all'interno del basket rilevino al di sopra del rispettivo livello di riferimento iniziale. Possiamo vedere quindi dall'analisi di scenario che fino a ribassi pari al meno 37% del titolo peggiore, che corrisponde quindi al buffer barriera o buffer trigger cedola, essendo posti sullo stesso livello, il certificato andrebbe a generare una performance a scadenza assoluta pari al 37,4%, corrispondente a un rendimento, calcolato chiaramente sugli attuali prezzi, prezzo lettera 101,6, pari al 12,47% in termini annualizzati. Questo invece è il quarto certificato che abbiamo selezionato, Phoenix Memory, targato Citigroup. Ci sono all'interno Ubisoft e Activision Blizzard, discusse precedentemente, e anche Match Group, che sembra una società che si occupa di intrattenimento. Il titolo peggiore è Ubisoft all'82,7% a livello di riferimento iniziale, subito seguito da Activision Blizzard all'84,6%, mentre Match Group registra una performance del più 8,6 rispetto al livello di riferimento iniziale. Quindi allo stato attuale possiamo preoccuparci un po' meno di quelli che sono gli andamenti del titolo Match Group. Con scadenza settembre 2022, quindi siamo circa un anno rispetto alla data odierna, il certificato prevede il pagamento di premi dell'1,2%
a memoria mensili condizionate alla tenuta del trigger premio fissato al 70% del livello di riferimento iniziale. Quindi sicuramente un flusso cedolare importante, e la barriera in questo caso coincide anche in questo caso con il trigger cedola posta al 70% del livello di riferimento iniziale. Questa è l'analisi di scenario, il certificato quindi ha un buffer barriera o buffer trigger cedola del 15%, andrebbe a registrare fino a variazioni del titolo worse off non superiori a questa percentuale alla scadenza un rendimento in termini assoluti del 24,8% circa, pari quindi al 25% in termini annualizzati, visto che la scadenza è approssimativamente un anno, e sta viaggiando leggermente a premio. Possiamo vederlo dall'analisi di scenario, una performance del meno 20% del titolo peggiore rispetto alle attuali quotazioni. Il certificato rimborserebbe 661 euro sul nominale di 1000, che al prezzo lettera di 906,76 corrisponderebbe a una perdita di circa il 27%. Passiamo invece all'ultima alternativa emessa da Leontech con scadenza a febbraio 2023, un Phoenix Memory scritto su Take-Two Interactive Software e Electronic Arts, che sono entrambi due produttori di giochi statunitensi. Il certificato prevede il pagamento di un premio mensile a memoria condizionato alla tenuta della barriera pari allo 0,667% del valore nominale di 1000 euro. E prevede al contempo la possibilità di rimborso anticipato già a partire dalla data di rilevamento del mese di ottobre, nello specifico il 6 ottobre, con trigger posto al 100%, destinato però a decrescere del 5%, come possiamo vedere dall'analisi di scenario, del 5%. Ogni anno. La situazione di basket è questa, le barriere anche qui sono poste, sono quantomeno graficamente rassicuranti. Il titolo peggiore è Take-Two Interactive Software, che perde un 25% circa rispetto al livello di riferimento iniziale, meglio invece il titolo Electronic Arts, che registra una performance del meno 1,9% rispetto al livello di riferimento iniziale. Ok Paolo, credo che abbiamo anche visto alcune interessanti novità e alcuni temi di investimento che potrebbero portare diversificazione su un settore un po' più ampio, quello dei tecnologici, che sicuramente potrà essere di interesse anche in futuro. Io niente, ti ringrazio del tempo e dell'analisi che ci hai dedicato. Grazie a te Giovanni e un saluto a tutti. Ok amici, noi come sempre ci vediamo la prossima settimana. Vi auguro quindi un buon weekend e un buon proseguimento di trading a tutti. Ciao!